Buongiorno a tutti, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Good Morning Milano. No, non è il mio nuovo sostituto, non sono il nuovo sostituto, ma siamo di nuovo fuori, sì, perché abbiamo preferito uscire all'interno, allora, uscire all'interno, perché siamo nella città metropolitana di Milano, ma vogliamo raccontare delle storie che magari ogni tanto non si raccontano. Qui fianco a me Paolo Macazzola, buongiorno Ciao, Paolo. buongiorno. Paolo, ci troviamo all'interno della vostra stalla, è giusto Esatto, così? sì, siamo nella stalla. Siamo nella stalla della fattoria Macazzola. Allora, perché? Perché quest'oggi ho voglia di capire com'è che questa storia, che Milano è il secondo comune agricolo d'Italia, la città metropolitana di Milano è una delle città metropolitane con più agricoltori d'Italia, ma non se ne parla mai. Allora ho deciso che volevo venire a parlare con uno di voi. Prima di tutto, infatti, la prima domanda che ti faccio è: contadino, agricoltore, allevatore, come dobbiamo chiamarti? Ma sono tutti sinonimi che vanno bene, cioè nel senso non abbiamo una categoria standard, quindi va bene tutto perché siamo contadini, perché produciamo anche nei campi, siamo allevatori perché di fatto alleviamo del bestiame, e siamo di fatto anche degli imprenditori agricoli perché le realtà agricole sono diventate delle imprese. E infatti oggi voglio proprio vedere quello, voglio proprio vedere, insomma, dall'idea un po' magari naif del contadino, della fattoria che abbiamo, all'impresa invece, proprio che è un'impresa che fa business, chi dà anche da lavorare, perché primo dato, quanti siete qua a lavorare? Adesso siamo in 5, 5 dipendenti più io e mio fratello che gestiamo il tutto. Insomma, quindi le famose PMI, no? Come si parla, insomma, anche Bravo. queste fanno parte. Però come nasce la vita da fattore, anzi? Allora, nasce che fondamentalmente abbiamo avuto la fortuna, sia io che mio fratello, di avere un'attività storica, quindi cioè, nel senso, era partito già negli anni 40 mio nonno, già in questa sede, già a Settimo Milanese, e quindi di generazione in generazione fino alla nostra. Quindi è, diciamo, un'attività che si è tramandata nel tempo. Se negli anni 40, insomma, fare l'agricoltore non era un lavoro così strano, magari nel 2021 può sembrare un lavoro un po' strano. Perché fare l'agricoltore nel 2021? Allora, perché farlo? Perché fondamentalmente c'è un legame, tutti abbiamo un legame con delle origini, le nostre origini sono origini agricole, cioè nel senso sia mio nonno, sia mio papà, sia miei zii, abbiamo sempre vissuto all'interno di un contesto che era la cascina. La cascina di fatto nell'evolversi del tempo ti lascia legato in una zona e noi siamo rimasti legati a Settimo. Mio nonno si è spostato inizialmente da Robecco sul Naviglio a Settimo per fare l'agricoltore, era in centro nel paese, si è spostato all'esterno nella sede dove siamo adesso. L'evolversi del tessuto economico intorno a noi ha fatto che siamo nuovamente all'interno, al centro della città. Infatti, perché praticamente a 10 minuti da City Life, potremmo dire, no? Esattamente. A 10 minuti da Casa dei Ferragni c'è la fattoria Macazzola. Assolutamente vero, assolutamente vero. Si può arrivare quasi in metropolitana. Infatti, no? Questo però è una novità, diciamo, di questi ultimi anni, no? Queste aziende che sono resistite, perché insomma, diciamo la verità, sicuramente bravura, anche forse un po' di fortuna e anche un po' di caparbietà, nel senso nel rimanere. Rimanere, sì, no, beh, rimanere, allora, per noi è stata una cosa fondamentale, è stata una scelta. Restare a Settimo, in un contesto che inevitabilmente è un contesto di una città, ma è una città che ha mantenuto un'origine, l'origine agricola, cioè nel senso, calcoliamo che più del 50% del verde di Settimo è dato dal verde agricolo, cioè nel senso, siamo all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, e quindi inevitabilmente il fatto di fare l'agricoltura qua è sicuramente più difficile che da altre parti, ma dà molte possibilità diverse, dà molti sbocchi diversi sul mercato. In più, hai detto una cosa molto interessante, appunto, il 50% ad esempio del verde di Settimo Milanese è verde agricolo, che non è un verde qualsiasi, oltretutto, quindi è un verde che fa bene alla natura, perché non è il parchetto, non è il giardinetto, è un verde che produce, è un verde che aiuta l'ecosistema, è un verde che attira, credo, anche una fauna precisa che viene a migrare, sto pensando ad esempio a tantissimi uccelli che si possono vedere da queste parti.
Adesso stiamo lasciando la stalla, sì, appunto, perché poi vediamo un pezzettino di una cosa molto interessante che io andrei a vedere proprio da vicino, se possiamo, a questo punto. Sì, certo, certo. Raccontaci un po' però della stalla, cioè cosa abbiamo visto, allora, chi erano le signorine che c'erano intorno a noi? Allora, sono le nostre vacche, sono le nostre lavoratrici instancabili. Noi siamo un allevamento e produciamo prevalentemente latte, produciamo latte di alta qualità e quindi noi abbiamo un allevamento dove alleviamo solo ed esclusivamente femmine. Sono tutte di una stessa razza, l'avete visto, bianche e nere, sono razza frisona italiana che è caratteristica per il manto, quindi bianco e nero, ma anche per una attitudine, ovvero la produzione di latte. Okay. Sono tra le razze italiane, insieme alla bruna, la razza in assoluto d'elezione per la produzione del latte. Con questo latte cosa ci fate? Allora, noi siamo soci di Latteria Soresina, quindi la grossa parte della nostra produzione va alla trasformazione industriale e alla produzione di grana, che è la DOP per eccellenza di tutta la pianura padana. Però essendo vicini alla città, come dicevamo prima, abbiamo voluto sviluppare un altro canale, che è quello della vendita diretta. Via, girati allora di qua. Quello che vediamo qua davanti è il nostro, caseificio. Adesso siamo in pausa pranzo, però qui all'interno, se si vede, se le immagini ci permettono di vederlo, qui facciamo la produzione, produciamo i latticini che vengono venduti direttamente da noi in azienda e sono latticini freschi. Sono dei latticini non tipici della pianura padana perché sono mozzarella e paste filate, però sono tipici per la stagione calda che stiamo affrontando. Sono tipici per uno che ci voglia mangiare una buona mozzarella fatta qui altro che chilometro zero, qui ha fatta 50 metri. Non sono 50, sono meno di 5 metri, ecco. Ok, allora andiamo avanti perché vediamo anche appunto come bisogna, prego Piero, anticipaci che andiamo adesso verso i campi. Dicevi appunto bisogna comunque stare un po' al passo coi tempi, anche nel senso che appunto va bene l'allevamento, va bene la coltivazione, bisogna però anche avere un certo tipo di rapporto con il territorio. E voi avete fatto una cosa, adesso un po' posso dirla, adesso la fanno un po' tutti, però voi l'avete fatta, quanti anni fa avete messo la macchina il distributore del latte fresco, quando l'avete messo? Il distributore del latte fresco è di settembre del 2005, quindi abbiamo provato a scommettere in un mercato che stava in quel momento esplodendo, che era quello della vendita del latte crudo. Partendo con il latte crudo, poi abbiamo inserito una gamma di prodotti più ampia e l'abbiamo però scelto di venderli sempre con dei distributori automatici, quindi affidandoci al vending per fare la nostra vendita, che è libera. Allora lo faccio 24 ore su 24. Piero, facciamo velocissimo, entra dentro veloce che c'è il condizionatore, che sennò Paolo mi si arrabbia che gli faccio perdere il condizionamento della stanza. Questa è la gioielleria, bellissima, non per i prezzi ma per i bellissimi gioielli che ci sono dentro, della fattoria Macazzola. Sì, qua ci sono tutti i nostri prodotti, sono tutti prodotti da noi, prodotti in giornata, a partire dalle uova fresche, alla mozzarella appena filata, alla burrata appena riempita. Sono tutti prodotti che sono fatti da noi e sono subito messi in vendita dopo pochi minuti dalla produzione. Ok, allora adesso andiamo invece a vedere i campi, che insomma è quello che fa proprio, che per cui ringraziamo l'esistenza anzi di questo tipo di agricoltura nel territorio appunto del milanese, insomma, che ci dà la possibilità di avere ancora tutto questo verde. Anticipaci pure, perfetto, eccoci qua. Allora abbiamo visto insomma di tutto fate. Allora, facciamo di tutto? No, va bene. Però siete solo in 5, ritorno prima, dico solo in 5. Allora, che vita è quella dell'imprenditore agricolo? Allora, sicuramente... È ancora come ragazzo di campagna? Allora, ragazzo di campagna, ma anche mio nonno ha fatto probabilmente molta, molta più fatica di noi. Ah, ok. Per fare molto meno, purtroppo. Grazie alla tecnologia, grazie all'industrializzazione, ma anche e soprattutto ai mezzi tecnici, come possono essere i trattori, fare l'agricoltore adesso è decisamente un privilegio rispetto all'idea che abbiamo dell'agricoltura.
Di fatto questo cambiamento è stato anche il cambiamento che ha portato fondamentalmente alla possibilità di far avvicinare l'imprenditoria a un settore che era legato solo e esclusivamente a delle tradizioni, fondamentalmente. Ecco, infatti, perché allora spiegami un po': io voglio fare medicina, vado all'università, faccio la mia università di medicina e faccio il medico. Voglio fare il controllo, come funziona? Cosa devo fare? Allora, sicuramente devi partire da uno studio agrario, quindi per esempio perito agrario è una delle cose che può esserti utili per diciamo avere delle basi su cui poter incominciare a capire qual è l'attività che devi fare da grande. Sicuramente poi gli studi universitari in questi ultimi anni nelle facoltà sia di agraria che di veterinaria hanno ampliato tantissimo gli indirizzi di studio, indirizzi che sono passati dal semplice agronomo al semplice veterinario ad allevamento e benessere animale, a tutti quegli aspetti che sono volti a modificare e a rendere di fatto l'attività agricola un'attività di tipo imprenditoriale. È vero però che non si dorme mai, non ci sono sabati e domeniche? Allora, purtroppo sì. Questo è rimasto. Allora, no, sul dormire mai, no, questo no, perché di fatto... c'è questo mito che dovete per forza mungere le mucche a un orario assurdo. Allora, non potete insegnargli a aspettare un attimo? No, ma infatti noi abbiamo insegnato a aspettare un attimo. Vuol dire che facciamo due mungiture, una la facciamo alle 4:30 del pomeriggio e finisce intorno alle 8:00 e la seconda mungitura, quella del mattino, incomincia intorno alle 5:00, quindi c'è nel senso, e poi soprattutto la possibilità di avere della manodopera esterna specializzata. Noi abbiamo un ragazzo che si occupa solo esclusivamente della mungitura e di fatto ci permette di seguire le altre attività in orari un po' più normali e più canonici, però la domenica si lavora e si munge perché purtroppo gli animali hanno bisogno di noi per anche la domenica. Adesso in più ci sono anche i campi invece in questo periodo da irrigare. Come funziona appunto la vita dei campi? Insomma, tutto l'anno andate avanti voi, no? La vita dei campi è una vita fondamentalmente, sì, perché è legata al ciclo delle stagioni. In questo momento noi produciamo tutti gli alimenti che servono per il nostro allevamento, quindi vediamo qua davanti questo qui a destra qui, via, cos'è? Che sembra apparentemente un prato, okay. E quindi il cittadino pensa che può arrivare, giocare a pallone, esatto, prendere il sole, di fatto è un campo coltivato, okay. E la coltivazione che c'è qui è il fieno. Fondamentalmente noi produciamo erba da essiccare per dare da mangiare poi ai nostri animali. Diamo un'idea anche delle dimensioni. Allora, questo campo qui che vediamo a fieno quanto è grande? Quanti ettari sono? No? Allora, a Milano si utilizza la pertica milanese. La pertica milanese vuol dire che circa 15 pertiche fanno un ettaro. Qui stiamo parlando di un appezzamento che è all'incirca intorno ai 3 ettari, 3 ettari e mezzo, ecco. Ok. Per quanto riguarda il prato. Che è solo un pezzettino però dei campi, no? Sì, è soltanto un pezzettino. Quanti ettari fanno tutta la fattoria Macazzola? Allora, fattoria Macazzola è composta in questo momento intorno agli 80 ettari. 80 ettari che vengono quindi dedicati alla produzione di fieno, produzione di mais e da qualche anno produciamo una piccola percentuale di riso e una percentuale di sorgo. Il riso come lo producete? Ancora la vecchia maniera con la risaia allagata oppure questo nuovo riso che sta al secco? Al secco, bravo, il nuovo riso che sta... Qualcosa studiato. sì, ho visto. Allora, sta al secco perché fondamentalmente abbiamo una necessità di utilizzare l'acqua per le irrigazioni anche degli altri campi. Poco prima della diretta ho avuto l'onore di incontrare anche tuo fratello, facevamo due chiacchiere, gli ha fatto vedere una roba pazzesca, una app per il telefonino con cui stava gestendo l'irrigazione di un campo che dall'altra parte completamente è stato qui, mi ha fatto vedere la motopompa che stava tirando sull'acqua, quanta acqua tirava su, l'irrigazione a goccia, quanta goccia faceva, cioè
Beh, cavolo, veramente una roba che l'acqua diventa sempre più preziosa, ma riuscite a gestire in maniera sempre più proprio a goccia a goccia. È vero, allora abbiamo una grossa parte del nostro terreno che è irrigato a goccia. Questo ci permette di due cose: risparmiare un bene che è fondamentale, che è l'acqua, e dall'altra parte, inevitabilmente, anche per l'attività agricola e per quello che dicevamo prima, l'imprenditoria agricola è risparmiare sulla manodopera. Sulla manodopera, sull'utilizzo di per esempio dei trattori, che di fatto sono un costo molto importante dal punto di vista energetico, quindi noi riusciamo con questo tipo di irrigazione, con un'irrigazione gestita tramite un'app, poter tenere sotto controllo circa 25 ettari che produrranno il mais, destinato sempre alla produzione del nostro latte e all'alimentazione delle nostre bovine. Allora, te lo chiedo qui perché, Piera, se riprendi là in fondo, adesso in questo momento ovviamente non passa niente, ma c'è una sorta di bretella, una piccola tangenzialina, cioè una sorta di bretella autostradale, dove prima passavano appunto dei camion, adesso ovviamente che avevo bisogno di farli vedere, non ne passa neanche uno. Ma la domanda che devo fare è questo: come si fa? È buono la produzione di qualcosa che viene fatta vicino, ad esempio, alle strade? Quanto le auto e le tangenziali influiscono sulla bontà del prodotto che voi fate? Allora, purtroppo non ci sono degli studi specifici. Di fatto, però, c'è anche da valutare una cosa. Il territorio lombardo è un territorio nel quale, ma non soltanto lombardo, ma anche, diciamo, italiano, che è attraversato da strade di tutti i tipi. Quindi di fatto l'inquinamento dato da un'automobile può esserci che ci sia anche sul cucuzzolo, probabilmente della montagna, se si è sospinto dal vento. E se si vanno sullo stelvio in questi giorni, mi sa che c'è un bel po' di traffico, ad esempio. Esatto. Di fatto, quindi, cosa succede? Sicuramente dal punto di vista del residui che possono restare sui terreni, quello sicuramente è un impatto che purtroppo magari le nostre generazioni non vedranno, ma le vedranno i nostri figli e i nostri nipoti. Tutti i metalli pesanti purtroppo vanno in accumulo. Attualmente le analisi che si fanno sugli alimenti non destano nessun tipo di preoccupazione. Ecco, questo però, è importante. Cioè, voi comunque avete, credo, una rigida controllo su tutto ciò che esce dalla vostra cascina, a prescindere da dove sia, dove sta il campo, credo, però sia sempre tutto molto controllato, no? Come funziona in quel caso? Cioè, quante carte scartoffie devi firmare? Le carte scartoffie da firmare no, sono analisi da fare, cioè, okay, nel senso, sono soldi da spendere per poter vendere un prodotto. Poi c'è anche una domanda su questo. Quindi, cioè, nel senso, di fatto noi dobbiamo garantire che qualsiasi alimento che viene messo in commercio, sia esso per l'alimentazione umana, ma anche per l'alimentazione zootecnica, deve essere salubre e deve avere dei parametri che sono stabiliti dalla legge. Se tutti i prodotti rispettano questi parametri, di fatto sono vendibili. Non abbiamo mai avuto particolari problemi legati ai metalli pesanti. La nostra azienda, però, per esempio, per scelta, non ha mai utilizzato i fanghi industriali. I fanghi industriali, di cui si è parlato nelle ultime settimane, come inquinamento da metalli pesanti provenienti dai fanghi industriali, sono di fatto stati utilizzati dagli agricoltori come degli ammendanti. Di fatto, però, col tempo ci siamo accorti che di ammendante avevano ben poco, di fertilizzante avevano quasi niente, però erano dei fortissimi fattori inquinanti del terreno. Purtroppo l'accumulo, come dicevamo prima, ha portato a dei casi estremi di inquinamento proprio delle derrate alimentari e di fatto dell'inquinamento ambientale. Tu, giustamente, hai pagato i tuoi begli esamini e hai visto che è tutto a posto. Certo. E siamo già a una spesa. Poi, le mucche costano, perché mi sa che costano le mucche. Sì, le mucche costano, perché costano sotto tutti i punti di vista, cioè, nel senso, dal punto di vista della manodopera impiegata per gestirle. Quanto mangia in media una mucca?
Allora, mediamente mangia qualcosa intorno ai 27-28 kg di sostanza, quindi di queste sostanze vengono prodotte in questi campi, devono essere raccolte, essiccate, portate a casa, stoccate, cioè nel senso tutto quello che è l'allevamento ha un costo, il costo legato alla razione alimentare è il costo probabilmente più grosso dopo quello della manodopera. Poi ci sono i veterinari. Poi dopo ci sono i veterinari, poi ci sono le spese eventuali per dei farmaci, perché Succede? succede anche che Prendono gli influenza anche loro a animali, volte. esattamente sì, e quindi E tutto inevitabilmente. questo, quando vi va bene, io arrivo con il mio euro e metto un euro nel distributore del latte e mi porto via un litro di latte, quando ti Esattamente. va bene. Quando va bene. Quando non va bene, quel latte, diciamo, non è entrato all'interno del nostro distributore, viene venduto all'industria. Noi siamo soci di Latteria Soresina Che e sono bravissimi, quando. vi pagano tantissimo, ma Ma non arriviamo a 40 centesimi, ecco, ok. quindi ce ne Quindi la senso. domanda fatidica è: si diventa ricchi a fare agricoltore? Allora, è una domanda strana. Non me l'ha mai fatto Scusa, nessuno. siete Allora, imprenditori agricoli, no? Sono no, tutti allora, imprenditori, sì, ma si vantano no, in di quanto questo, diventano ricchi? allora, Voi. in questo momento qua, purtroppo, devo dire che stiamo assolutamente non perdendo. Ok. E in un momento in cui il prezzo medio del latte è intorno ai 37, dicevamo, quindi dai 37 ai 40 centesimi, non perderci è già un buon risultato. Di fatto, nella nostra azienda, la capacità di diversificare, quindi di avere dei rami di azienda differenti, quindi dalla produzione di latte per l'industria al caseificio, alla vendita diretta del latte, ci ha permesso di creare un bilancio più sostenibile rispetto ad avere un'unica fonte di reddito, un'unica fonte aziendale di vendita, che di fatto in questo momento qua per la nostra realtà è una realtà che ci sta premiando nella diversificazione Quindi la prima dell'industria. lezione di imprenditoria agricola 2.0 è diversificare. Assolutamente sì, diversificare in qualsiasi cosa, perché qualsiasi rischio, se lo dividiamo, sicuramente si ha un risultato migliore alla fine dei conti. 46, dicevi, centesimi al litro, No, no? magari, No, no, quant'è che dicevi? Scusa, 40, dai 40,37 scusa, da 37 a 40. 40, scusa, 40 centesimi al litro. È impossibile che si riesca invece a dare prima o poi un po' di più agli agricoltori per questo tipo di prodotto? Oppure dovremo un giorno pagare 2 euro al litro il latte in modo che voi prendiate 45 centesimi? Allora, purtroppo Quindi dove andiamo, Paolo? Dritto di qua dove. possiamo decidere. È Qui tutta. andiamo verso Come un si dice? È campo. tutta roba tua. Sì, qui sì, Quindi. ancora sì. Ancora sì. Allora, qui sono Cioè, fra. qui c'è quella famosa scena in cui tuo nonno arrivò un giorno e ti disse: vedi, questo un giorno sarà tutto tuo. No, non me l'ha mai detto. No, no. No, questo mi manca. Ma sempre detto, vedi, qua c'è da lavorare e ce n'è tanto. Vedi, io cerco di mettere un po' più di poesia, ma No, 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 giustamente. sai, guarda, soprattutto per quanto quando ero piccolo, produrre fieno era decisamente più complicato. Un aneddoto, siamo passati da delle ballette che erano dei prismi che si sollevavano a mano, bisognava sistemarli, a dei palloni rotondi che si muovono col trattore, no? E quindi già quando vedevi il campo da piccolino con le ballette, dicevi, caspita, da grande, io il lavoro che farò d'estate è prendere la balletta e spostare la balletta. Per fortuna la tecnica, la tecnologia ci ha permesso di abbandonare la produzione con delle ballette di fieno piccole e utilizzare dei palloni che poi, per esempio, vengono stipati all'interno di quegli hangar che Guarda, guarda dietro qua, Pia. vedete qua in fondo, Sono e degli hangar. sono degli hangar che sono né più né meno dei vecchi fienili, dei nuovi fienili per ricoverare il fieno dalle intemperie, ecco. Allora, facciamo ancora qualche metro in avanti, così vediamo ancora tutto ciò che, appunto, nonno, come si chiamava nonno? Il nonno Emilio. Nonno Emilio non ti aveva detto che dovevi un giorno prenderti cura tutto tu, ma ti faceva capire, insomma, che il lavoro ce C'è n'era sempre e ce n'è tanto. sempre tanto. Questo qui che vediamo qui alla nostra sinistra è Mais, mais. sì. Ecco, questo mais invece che fine farà? Allora, questo mais, la fine che farà sicuramente è quello destinato alla produzione di
trinciato, quindi verrà raccolta completamente la pianta. Attualmente la pianta non è ancora fiorita e quindi non ha la pannocchia visibile. La macchina fondamentalmente raccoglie tutta la pianta e viene conservato togliendo l'aria in appositi silos e coperta in delle cosiddette trincee, dove fondamentalmente avverrà una fermentazione che permetterà di rendere stabile per tutto l'inverno e quindi anche per la primavera l'instillato da utilizzare per la produzione quindi, di latte. Quindi, capito, non viene divisa la pannocchia dal... No, qui allora, viene preso tutto. Okay. Viene preso tutto. Per esempio, questo campo, invece, quest'altro che vedete di qua, è un altro tipo di varietà di mais, sempre mais, destinato però alla produzione di granella, quindi verrà raccolto quindi nella fase fenologica della morte della pianta, dove si raccoglie soltanto la pannocchia dovrebbe avere un'umidità intorno al 20-25%, essiccato quel mais diventerà poi farina o da destinare alla alimentazione delle nostre vacche o invece per la polenta. Ah, ottimo, quindi polenta di fattoria Macazzola, volendo. Insomma, è una vita che fai questo mestiere. E... No, non hai mai pensato di fare nient'altro? Oppure volevi fare qualcos'altro? Ma ci sono dei giorni in cui dico perché non sono andato a lavorare da un'altra parte. E quei giorni sono quando la sera magari hai un appuntamento che vuoi andare a fare un aperitivo a tutti i costi, ma arriva il ma. Il ma può essere il parto, può essere un animale che cade, tu purtroppo devi andare a soccorrerlo e quindi i tuoi programmi, le tue idee di una serata alternativa svaniscono, saltano e tu dici ma se forse avessi scelto un altro tipo di attività. Sbircia dentro, mentre noi andiamo avanti, sbircia un attimo dentro nel fienile così vediamo le palle di fieno che appunto dicevamo prima, quindi insomma hai sempre voluto fare questo, c'è poco da fare alla fine, anche se qualche aperitivo in meno ci sta. Purtroppo ogni tanto l'abbiamo perso. Quali sono le soddisfazioni che ti ha dato questo mestiere? Allora, sicuramente quella di avere il contatto col pubblico. Contatto col pubblico che è quello che ti dà un ritorno e la possibilità di capire che stai facendo un buon lavoro, un buon prodotto e la gente ti ringrazia di aver scelto il tuo prodotto perché lo trova buono. E questo l'abbiamo conosciuto, diciamo, soltanto con l'esperienza della vendita diretta. Un altro lato positivo è quello, come vedi, che spesso e volentieri siamo fuori a lavorare all'aperto. Nonostante oggi sia una giornata piuttosto calda, un minimo di arrette assista bene, quindi di fatto siamo a Milano. Non c'è l'aria condizionata sul trattore? Sì, sul trattore assolutamente ci deve essere l'aria condizionata e anche la radio. Ah, giusto. Però, cioè, nonostante siamo a Milano, il paesaggio che vediamo qua intorno è comunque un paesaggio verde, un paesaggio bello. Ecco. Paolo, ti senti fortunato? Mi sento di fatto di aver avuto un privilegio e la possibilità di continuare un'attività che in altra maniera non avrei mai potuto fare. Su questo devo essere assolutamente schietto. Di grano, latte ce ne sarà sempre bisogno, però gli agricoltori sono sempre meno. Come si farà a salvare la vostra specie o diventerete come il panda del WWF? No, allora gli agricoltori, sì è vero, saremo e saranno sempre meno, per due motivi. Di fatto per abbassare i costi di produzione e per mantenere le efficienze aziendali le aziende devono crescere, in come tutti gli altri settori industriali fondamentalmente. La crescita dei sistemi agricoli e dei comparti agricoli di fatto portano a creare delle imprese agricole molto molto più grosse. Se tu vai un attimo a analizzare per esempio i dati degli ultimi 15-20 anni, ecco, siamo diminuiti il numero assoluto di agricoltori, sono aumentate però i numeri per esempio degli allevamenti. Siamo passati da allevamenti molto piccoli di 30-40 capi a stalle che in questo momento hanno una media, soprattutto per quanto riguarda la pianura padana,
di 200-300 capi in lattazione. Ecco, tu Paolo, tutti questi dati li sai molto bene, perché tu non sei solo uno delle due menti dietro la fattoria Marcazzola, tu hai anche un ruolo proprio all'interno, diciamo, di questa regione, diciamo, politico in un certo senso, no? Cioè istituzionale, ecco. Istituzionale, sì, no, politico no. Tu sei il presidente? No, io sono il presidente della Confederazione Italiana degli Agricoltori e nello specifico nel centro Lombardia. Cosa significa appunto anche per voi unirvi e essere un compatto insieme per portare avanti appunto le vostre stanze? Allora, di fatto, come la storia ci insegna, che unendosi si possono ottenere dei risultati. Negli ultimi anni la Confederazione Italiana degli Agricoltori ha promosso anche forme di unioni molto differenti. Non serve creare un'unica entità giuridica, un'unica azienda, ma per esempio le reti di impresa portano ad avere fondamentalmente la forza di un'impresa grande, mantenendo la propria unicità aziendale e la propria capacità di poter produrre all'interno però di una struttura più grande, che cerca di ottimizzare tutte quelle fasi che sono legate ai costi. Per esempio, creare dei consorzi per l'acquisto delle materie prime, che era, diciamo, la vecchia idea che c'era dietro ai vecchi consorzi agrari, di fatto porta dei risultati, perché concentrare tutta la domanda, di fatto si riesce a spuntare dei prezzi migliori. Quanto secondo te di tutto quello che abbiamo raccontato oggi ne sa chi poi va sullo scaffale a prendere il latte o a tirare su il sacchetto di farina? Allora, purtroppo pochissimo, perché basta pensare che l'Italia, nonostante negli ultimi anni abbia aumentato tantissimo il grado di autoproduzione di quanto riguarda il latte e anche i latticini, tantissimi formaggi e tantissimo latte arriva ancora dall'estero. Noi non riusciamo di fatto a comunicare. La cosa che sappiamo noi è che ci sono le famose quote latte, non so, c'erano, perché ne abbiamo sentito parlare, in televisione, però adesso non ci sono più. Okay. Infatti, questa eliminazione delle quote latte cosa ha portato però? A diminuzione del prezzo. Perché? Perché la liberalizzazione delle quote latte di fatto ha permesso a ogni agricoltore di poter scegliere di aumentare la produzione. E se hai una fattoria in Romania dove costa molto meno produrre, ovviamente terrai prezzi più bassi, giusto? Lo dico io. Assolutamente sì. E poi il mercato col quale ti devi confrontare comunque non è più un mercato locale, ma è un mercato europeo del latte. Calcolate e calcoliamo che la grossa parte del latte che viene trasformato in Italia, per esempio in Campania, ma anche in Puglia, arriva o dalla Romania o arriva da altri paesi esteri. Quindi vuol dire che trasportare latte costa poco ed è fattibile, e quindi questo permette di poter abbassare i costi di produzione e anche il prezzo inevitabilmente del mercato interno. Questi, insomma, sono uno ad esempio dei grossi problemi che immagino abbia il vostro comparto, però abbiamo visto che, insomma, ci sono anche tante cose belle che ci sono, per fortuna, sono molto belle. I prossimi agricoltori saranno anche loro tutti figli d'arte, oppure c'è qualcuno che è nuovo all'ambiente? Allora, il ricambio generazionale è una cosa che l'agricoltura ha bisogno, perché di fatto, soprattutto nelle aree interne o nelle aree svantaggiate, c'è la difficoltà di ricambiare, ovvero i figli degli agricoltori non vogliono più fare quel tipo di attività. Non lo fanno perché sicuramente è più difficile. I vostri figli lo faranno? Questo non lo sappiamo, però ho un nipote che fa perito agrario. Quindi no, dai, un po' di speranza c'è. La speranza c'è. No, però nelle aree interne la problematica del ricambio generazionale è inevitabilmente una problematica molto, molto seria e molto grave, perché di fatto produrre in alcune zone è veramente difficile e poco remunerativo. Sicuramente negli ultimi anni stiamo assistendo al ritorno nell'agricoltura. Lo stiamo assistendo tramite le scuole, con l'alternanza scuola-lavoro, con tanti giovani che bussano alle porte degli agricoltori per cercare di capire quello che potrebbe essere il loro futuro lavorativo all'interno di un'attività agricola. E questa è una cosa positiva. Di fatto, però, c'è uno scoglio che
anche nelle zone svantaggiate i costi per incominciare un'attività agricola, intesi come capitale per la partenza, sono capitali molto, molto alti. Calcolate che un trattore costa poco più o poco meno di una Ferrari, quindi cioè, nel senso, stiamo parlando di un E non capitale. potete neanche andare a Monte Carlo col trattore. Assolutamente no. Infatti, quindi, cioè, non vi dà neanche quella cosa in più. No, è difficile. Allora, siamo in chiusura. Cosa stiamo vedendo qui dietro? Un bellissimo campo di fiori. Immagino che qui non posso venire a mettere giù il mio stuoia per Ma prendere il sole. volendo sì, qua lo Qua puoi, si può fare. questo lo puoi fare. Allora, questo è un terreno che è incolto in questo Ok. momento. Non è un terreno che è coltivato da noi, era un vecchio prato stabile che di fatto ha lasciato posto a questa essenza fiorita, legato al fatto che l'assenza di irrigazione non permette lo sviluppo delle altre erbe. Sono tutte erbe che sono selezionate, si sono autoselezionate per un terreno quasi desertico, perché l'unica acqua che prende è quella del cielo, Quella del ecco. cielo, e quindi da sola la natura decide cosa mettere, diciamo, Assolutamente no? sì, assolutamente. Cose che fanno bene poi a tutto quello che abita queste zone, perché immagino, insomma, qui di fauna ce ne sarà un bel po', no? Sì, assolutamente sì. No, il fatto di avere agricoltura intorno a Milano di fatto ci permette di avere una biodiversità intesa come fauna molto grossa. È semplice vedere qui, uscendo dalla sera all'imbrunire, qualsiasi tipo di animale, cioè nel senso volpi, i fagiani, le lepri. E sfidiamo a vedere la City Life questa invece. Quello è un po' più Sfidiamo a duro, vederla. quello è un po' più dura, ecco. Per fortuna poi siamo in una zona ancora comunque, tra virgolette, un po' protetta, dove non ci sono specie che creano particolari danni, ecco. Perché per esempio nelle vicinanze dei pendii, ma soprattutto dei parchi molto più grossi, c'è la presenza dei cinghiali e quelli sono di fatto un problema per l'agricoltura, ecco. Minutrie? Allora, le nutrie, Abbiamo essendo avuto sempre. problemi su Indarsena, ci abbiamo avuto problemi con le nutrie. Allora, in Darsena l'altra sera era pieno di Ecco. nutrie. Allora, le nutrie ci sono. La fortuna del territorio di Settimo è quella che durante il periodo invernale l'acqua tende a scomparire dai fontanili. Di fatto hanno un habitat ostile a potersi riprodurre e a poter andare avanti. Abbiamo alcune colonie, sono contenute. Ecco, questa che stai vedendo è invece una specie invasiva. Questa è la Cioè, Poppilia mi japonica. invade me, nel senso, Allora, questa invade. è una specie, è un coleottero che da qui ai prossimi anni creerà particolarmente danni Piera alla non fa nostra niente adesso, agricoltura. no? La nostra regista Piera non fa niente adesso, umano. Fa però male l'agricoltura. Lo sapevo, potevo schiacciare in diretta. No, No, non vabbè, potevo. no, dai, in diretta no. Lo facevo per voi, lo facevo per la causa. Esatto, questa fa parte di quelle specie che non ci dovrebbero essere perché non sono Mi è autoctone, scappato. e che di fatto creano dei problemi. Allora Paolo, io ti ringrazio tantissimo per questo giro bellissimo che abbiamo fatto oggi. Prima di chiudere, proprio, a me hai detto che insomma, sei contento di fare questo mestiere, sei felice di tutto. Una cosa proprio che non ti va giù del tuo lavoro. Devo lavorare anche la domenica. Ok, allora il mito rimane sempre quello. Il mito Esatto. rimane sempre quello. Allora Paolo, davvero, grazie mille. Grazie a te. Complimenti, venite a Settimo a incontrare la fattoria Macazzola, bellissima, c'è questa casetta lì in ingresso. Ma poi guardate, noi siamo arrivati, ci siamo detto, ma no, guardate pure le mucche, quindi insomma, se non venite in 200.000, meglio, ma insomma, se passate, si può dare un'occhiata dentro, vero? Assolutamente, Ecco. sì, no, ci fa Immagino, insomma, piacere. mi fa piacere, insomma, venite perché è davvero una bellissima storia, una storia completamente milanese, una storia vera che la nostra città dà alla nostra comunità. Io ti ringrazio davvero tantissimo Paolo, complimenti a tutta la squadra della fattoria, anche a tuo Grazie, fratello e a tutti gli altri. grazie Fabio. Grazie anche a voi che ci avete seguito, ma ci lasciamo, che io sono innamorato di questo campo, perché ho scoperto quindi che è un campo che nasce da solo, sfida l'acqua e tutto, quindi io vi lascio con questi bellissimi fiori, ci vediamo mercoledì sempre qui in diretta su Milano News, e mercoledì, anche mercoledì saremo a fare un bel giro, andremo vicino ai Navigli, ma Piera, Piera, facciamo vedere i fiori, fammi vedere i fiori.